Allora adesso vi mostriamo come si fa la potatura di una rosa moscata. Questa è una rosa moscata che è una rosa botanica che fiorisce tardivamente, fa dei bellissimi fiori, dei mazzi di fiori bianchi. Nel complesso bisognerà scegliere per dare un equilibrio alla pianta di togliere del vecchio, il nuovo va sempre comunque salvaguardato e alla fine di ottenere un arbusto che mantenga la sua armonia. Ecco, adesso facciamo vedere come si fa, si affronta la vegetazione vecchia, diciamo tagliando la parte terminale, speronando i rami che hanno già fiorito. Li possiamo speronare contando 1, 2, 3 gemme, oppure se vogliamo andare un po' più in fretta, diciamo mantenendo una lunghezza di 10 centimetri. Il taglio deve essere fatto appena sopra della gemma. Questo è un ramo, come vedete, più nuovo. Taglio la parte terminale e sperono le altre cose. Ecco, in pratica vedete come il ramo, come era prima, come a fine potatura si trova ad essere più pulito con speroni. Ognuno di questi speroni produrrà da ogni gemma un grappolo di fiori. Allora adesso questo ramo che ha due bei rami nuovi da favorire, praticamente lo taglio a questa altezza qua, di modo che la pianta concentri le sue energie sui rami nuovi che ha fatto nascere nell'estate precedente, appena passata. E poi successivamente sperono questi due rami all'altezza che decido in base all'altezza media della pianta. Questo è un ramo non tanto vigoroso, però vale la pena di tenerlo. Vedete che la parte terminale si è seccata, segno che qui non è un ramo a cui la pianta dà tanto vigore, però diciamo quindi questa parte qua va sicuramente eliminata, speronato nella parte superiore. E poi speronato anche questa, è una parte nuova e quindi meglio che la pianta la prenda come parte terminale per darle più vigore. Allora io posso notare che qui in questa zona qua c'è una ricchezza di gemme eccessiva e qua verso il centro c'è come una specie di buco. Allora io posso, attraverso l'utilizzo del salice, legare questo ramo e tirarlo, spostarlo dalla sua posizione originale. Tentando di unirlo a questo. Adesso la potatura è finita, come potete vedere la pianta mantiene il suo equilibrio, la sua forma. È alleggerita,